Sono alla periferia di Venosa, ad Astey la Pista, per fare un po' di atletica. E devo dire che io lo definisco questo luogo il luogo della salute. Uno dice, ma perché della salute? Ma per forza. Perché se uno stai fermo, che non si muove, mangia, e stai a guardare il sole, la luna, le stelle, e beh, tu mangi, ma se non riesci a consumare il cibo e benzina, la trippa aumenta. E allora qualcosa si fa per consumare questa benzina tradotta in cibo, non è la benzina per la macchina. Ma la benzina nostra è un mangiare, però un mangiare se tu lo mangi su Irchia, e beh, la panza cresce, a cominciare a me ne ho fatto cala, non te muovo. E il problema è che ci arrivano, chi non è che avvisano? Sono sul colesterolo, i trigliceridi, e capace che poi uno si trova la sorpresa del diabete. Insomma, chissà cosa, alla salute sono meglio. Allora, per cercare di superare oppure migliorare lo stato salute, la soluzione è questa. Un po' di dieta, un movimento e per che tenere patologie, purtroppo bisogna pigliare i farmaci. Uno dice, ma se lì giù l'effetto collaterale tu non pigli niente. Questo è anche vero. Però se ne piglia, rimani alla pira. E non è che te lo zicchio. Ti metti in un cappotto di leone e ti portano a deposito. E poi ci rimane la tua mano. Beh, cerchiamo di evitare queste cose. Almeno cercare di evitare in un modo intelligente. Sarebbe muoversi. E questo qua, Gerice la Bretana, niente la periferia di Venosa, sei sta bella pista. Uno, se non vuole fare tanta sforza, se faccio qualche giretta e dici ma alla fine fai buona la salute. I gestori di Venosa stanno in un gruppetto di persone, anche di età non giovanile, neanche vecchie, che si prendono cura della loro salute anche diciamo, facendo del movimento. E fra una chiacchierata all'altra, più di qualche chilometro se lo fanno e mettono al sicuro, diciamo, tra virgolette, al sicuro, problemi cardiovascolari e problematiche anche di lipidi, vedi colesterolo, vedi trigliceridi. E vedi malattie metaboliche, uno cerca di tenerle sotto controllo. Ripeto, con un po' di dieta, un po' di movimento e il farmaco. Tutto questo è tradotto in controllo periodico per patologie e sotto controllo medico, non il fai da te. Ora una zanda provosa atleta, capo che succede? È stata una sorpresa, pure da. È una da cercare di fare prima delle prevenzioni, delle analisi e dei controlli appropriati per vedere qualche tipo di sport che è più idoneo alla persona. Detto ciò, siamo in libertà di espressione, ognuno fa giocare cavolo. Camain. Scappa, stai a riposo, meno la panza, meno la birra, meno quello che vuoi, se faccio un fiasco di vino, se frega una panetta di pane con la mortadella, con la scavata, con la salsiccia. E beh, e poi? Tutto deve essere moderato, cibo, sport. E cure, come direte, sempre sotto controllo medico.
è la base essenziale per poter cercare di campare. E uno dice, ma posso succedere le cose? Come fai a sapere? Pure questa è una bella domanda. Un futuro nessuno conosce. Però è anche vero che se uno dà una mano alla mala sorte e ti trovi le rogne. E allora, io l'appartamento la faccio. Cammino, controlli periodici e farmaci per patologie. Poi, a già dice la verità, io non voglio essere un eroe e non voglio essere un professionista di qualsiasi cosa, ma per carità, io sono come una di tutto quanto voi. Cerco, non poco, da adoperare un motto molto semplice, aiutati, che dei ti aiuti. E se no che va già dice come a cosa? Dice come che è? Non mi sente buono, ma tu sì con qualche re, ma no, ma che cosa vuoi? E allora che ti già dice come? O te la pigli, o se non con la pigli. Il resto diverso è tradotto con una forma di intelligenza soggettiva. Nessuno è maestro. Siamo tutti discepoli che abbiamo cercato di imparare cose. Però, ripeto, la vita nostra, ognuno la cerca di aggiustare come vuole. Ma se tu bruci il vide e metti in funzione i neuroni alla centralina del cervello, sei una possibilità in più che uno può campare in modo più ottimale. Che se uno poi arriva i pre-cook e se vede nel migliore dei modi che arriva un accidente e muore, io chiamo il migliore dei modi perché faccio una faina che la faina non soffre. Vedi i sistemi cardiovascolari, vedi malattie, diciamo, psicofisiche. Che volevo dire? Volevo dire ictus, infarto, paralisi. Non è che voglio essere drammatico, ma purtroppo queste cose qua, se uno non stai attento, è capace che se le trova e senza avviso tu tuzzolena e ti dice compa, che hai fatto? Hai fatto i cazzi tuoi? Beh, mo, così ho scontrato e tu paghi un conto. Poi, sa, un destino ne c'è una, sceglie, ne c'è una, vuole pigliare la parte malamente. Però, ripeti, non è che voglio essere ossessivo, però se si muni malamente e ti arriva le cose malamente, ma si cerca di prevenire e di stare un po' attenti e capace pure che tiene qualche chance in più di campare meglio. Perché poi la vita è bella vivere di qualità. Se posso aggiungere la quantità, ben venga. Ma ci vai, non può che sacrifici, è inutile arragliare in dolite fino a mezzogiorno, all'una, che la sera leoni. E beh, che già dice, perdonatemi, fate, la mattina che leoni. No. Allora, tutto c'è un senso della misura. Prevenire è meglio che curare. In altri sistemi, che va già dice? Ognuno sceglie il suo modo di vivere come meglio crede. Ste cose non le dico né per mettere paura e né per invogliare a fare delle cose. Date che ci sono passate pure io su certi punti dei sistemi e l'esperienza fa l'uomo maestro. E allora io consiglio buoni, cerca di darlo. Poi se uno dice, mamma che cazzo me ne frega di quello che dici tu, ma vado a fare dei passi e gli faccio quello che voglio, e fa quello che vuoi. O fuma, fuma. O trebbia come una bestia fino a che tenza da raricchi, fallo. O non ti muovo, e non ti muovo.
Però, compà, io non volessi capire come agire prima. La me la sorte, porto un scontrino. E alla cassa tu hai pagato. Eh? Allora, che faggiareci? Facete quello che volete. E la parte mia, pure voi ce l'avete fatta. La base. E poi chiaro chiaro avremo una camminatetta, una chiacchierata con qualche compagno. E mi sento un po' più tranquillo, perché la manutenzione la faccio. Un tagliante pure. E boh, non è che voglio essere come Matusalemme, che voglio campare all'infinito o ultracentenario. Ma perché? Se arriva a superare un centinaio d'anni e qualche giorno di più, io sono contento. Poi, quali orari e per tutti quanti, se faccio la serranda e se chiudo la petecchia. Purista. Che giarecci. Purtroppo, è che sì, non è che cambia la situazione. Babbuni, stagione babbuna. Oggi, un timbro sempre a posto. Però pomeriggio, dice che da fare un po' d'acqua. Ma facesse quel cavolo. Noi un'alternativa alle cose la troviamo. E babbuni, ha già fatto più quello che gli fa. Luce veramente, se stai buono, l'aria è fresca. E se vi ho sola, non può che recaura ancora stai. Buona giornata a tutti, continuo ancora a fare qualche cosa. E poi piano piano me ne ritorno al paese. Mi organizzo il resto della giornata, quello che posso fare. Bah, poroce, a me detto la propria cosa, il proprio pensiero. E spero che qualcuno non si offenda di quella gaggeretta, perché ogni riferimento è puramente casuale. E non ha riferimento a niente e a nessuno. Siamo in libertà di espressione, sempre con educazione, stima e rispetto di tutto e di tutti. Buona giornata a tutti, vi auguro un mondo di bene, a voi e alle vostre famiglie, ciao!